pagare i rifiuti in base a quanto si getta. Ad Albino questa mattina il Consiglio Comunale ha deliberato per l'arrivo del bidone intelligente. Valgoglio ha presentato La rovina del Goglio, libro dedicato al 1 novembre del 1666, quando il Goglio distrusse buona parte degli opifici in cui venivano prodotte armi non solo da taglio ma anche da fuoco. Aggiungi un posto in tavola, il titolo della serata con la quale ieri a Piario è stata presentata la varietà di mais VA33 locale delle Fiorine. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antenna 2. Pagare i rifiuti in base a quanto si getta nella spazzatura è la frontiera che vuole raggiungere il comune bergamasco sopra i 10.000 abitanti più riciclone Albino. E questa mattina il Consiglio Comunale ha deliberato in favore al percorso che vuole introdurre un nuovo strumento, il bidone intelligente. Sentiamo l'assessore all'ecologia Aldo Moretti intervistato da Nicola Androletti. Cosa cambierà dal 1 gennaio 2016 per i cittadini di Albino? Allora, dal 1 gennaio 2016 si introdurrà la tariffa puntuale, o meglio, provvederemo a distribuire i primi contenitori con il microchip che vengono letti direttamente dal gestore per misurare il numero di svuotamenti che ogni utenza fa. I primi 6 mesi dell'anno si potrà raccogliere sia il contenitore che i sacchi rossi già in dotazione alla cittadinanza per far dare modo ai cittadini di esaurire i sacchi che hanno già acquistato. Da giugno in poi si raccoglieranno solo i contenitori. La lettura avviene, come ho detto, istantaneamente, in tempo reale, da parte del gestore attraverso il microchip integrato nel contenitore nuovo. E dal gennaio 2017 verrà invece applicata la tariffa puntuale, quindi in base al numero di quante volte svuoto il contenitore pagherò e mi troverò in bolletta la tariffa adeguata. Questo sistema pone rimedio a un deficit del sacco rosso, cioè la mancata creazione di un database per il controllo effettivo di chi inquina di più e quindi deve essere portato a pagare di più. Facendo le letture elettronicamente il database viene creato direttamente in tempo reale, come ho detto prima, per cui questo controllo è sicuramente più preciso. In bolletta ognuno troverà il numero degli svuotamenti fatti, per cui sarà portato comunque a essere più sensibile a fare e a differenziare meglio il rifiuto secco. Ovvio che partire già da un livello alto di riciclata, siamo intorno al 76%, anzi abbiamo oltrepassato il 76%, e migliorare sarà sicuramente difficile, ma solamente avendo un database che può controllare quindi chi differenzia bene e chi non lo fa, possiamo intervenire a richiamare o anche a sanzionare chi poi non opera la differenziata nel modo corretto. Richiamando quindi chi svuota troppo poco perché magari non conferisce nel modo esatto, o chi svuota troppo, cioè ha un numero troppo elevato di svuotamenti del contenitore perché sicuramente sta differenziando in modo errato. Questo database provvede quindi proprio a correggere il comportamento dei cittadini in futuro. Quale sarà il numero minimo di svuotamenti? Allora, il numero minimo di svuotamenti verrà calibrato in base al nucleo familiare, cioè al numero di componenti del nucleo familiare. I 6 mesi da giugno a gennaio 2017 serviranno soprattutto per applicare le statistiche che già ci sono anche a livello di altre realtà che operano la raccolta con i contenitori, con il microchip, ma serviranno i 6 mesi per calibrare sul territorio il numero preciso degli svuotamenti, che ovviamente è variabile in base al numero di componenti del nucleo familiare. Ora sentiamo i consiglieri di minoranza Alessandro Ferrara del Movimento 5 Stelle e Gerry Gualini, capogruppo di Per Albino. Il Movimento 5 Stelle ha condiviso fin dall'inizio questo progetto di tariffa puntuale. Perché? Quali ritenete siano i vantaggi? Guarda, noi abbiamo iniziato questo progetto insieme all'amministrazione un anno fa, più o meno un anno fa, quando con l'assessore Moretti ci siamo trovati per discutere del modo per migliorare quella che è la raccolta differenziata nel comune di Albino.
Siamo partiti da un'analisi meteorologica che abbiamo effettuato poi nel mese di dicembre dell'anno scorso su un campione di 100 sacchi rossi raccolti nel nostro comune. Da questa analisi meteorologica è emerso che su circa 100 kg di spazzatura quasi il 60% era ancora differenziabile. Questo ci ha portato quindi insieme all'assessore a valutare un nuovo modo, un nuovo sistema per la gestione dei rifiuti che permettesse anche poi di avere un controllo reale su quello che viene depositato e su quanto viene depositato da ogni singola utenza. E proprio per questo poi siamo arrivati nel corso di quest'anno ad elaborare quella che è la tariffa puntuale, il nuovo regolamento di tariffa puntuale che si va poi ad approvare oggi. Avete votato contro, cosa non vi convince di questo nuovo sistema di raccolta dei rifiuti? Ma il sistema di raccolta con il sacco rosso che era stato introdotto dall'amministrazione Carrara è un sistema giovane e quindi non capiamo perché andare a cambiarlo adesso. Non abbiamo garanzie che possa esserci un ulteriore miglioramento rispetto al grosso salto che è stato fatto in questi ultimi anni. Siamo passati dal 59% al 76% di differenziata, dal 137° posto al primo posto. Quindi per cambiare ci vuole una motivazione forte. Non siamo sicuri che le novità introdotte dall'amministrazione, proposte dall'amministrazione e votate oggi, possano soddisfare questo requisito. Innanzitutto, se l'obiettivo era quello di tracciare quante volte uno poteva conferire i propri rifiuti, sarebbe stato sufficiente mettere utilizzare la carta regionale dei servizi presso i punti vendita dei sacchi rossi e con quella tracciare i numeri di acquisti dei sacchi rossi e quindi sapere in automatico quali erano le famiglie che acquistavano sacchi e quali erano le famiglie che non li acquistavano. Questo nuovo progetto, fra l'altro, non soddisfa il criterio che era quello che era uno dei punti deboli del sacco rosso, cioè il fatto che non tutte le famiglie conferiscano correttamente, ma che ci siano famiglie che buttano i rifiuti nelle vallette e nel serio. E non abbiamo nessuna garanzia da questo punto di vista che il nuovo progetto soddisfi questo criterio. Abbiamo solamente la speranza che ovviamente, e questo è condivisibile, si possa fare azione presso le famiglie perché cerchino di migliorare sempre di più la raccolta differenziata perché c'è ancora margine per migliorarla. Oltretutto il fatto che non si paghi più la bolletta, non si pagano più sacchi rossi ma che finisca in bolletta questa quota e non incentiva una maggiore differenziazione del rifiuto perché io non vedo quello che spendo. E poi abbiamo anche la questione centrale che il numero minimo delle votature che viene stabilito e non lo sappiamo qual è. Dovremo capire quale sarà questo numero minimo, ma se io sono bravo e posso stare al di sotto del numero minimo finirò col pagare anche quello delle persone che invece non sono brave e non sono capaci di differenziare correttamente e io pagherò al posto loro. I sacchi rossi lungo le strade non sono belli da vedere, però sicuramente con il passaggio di chi raccoglie i sacchi rossi, dopo 5 minuti non c'è più niente, mentre invece i bidoni rischiano di rimanere in strada fino alla sera, perché se una persona lavora e quindi ritorna a casa alle 8 di sera o alle 6 di sera, il bidone resterà per tutta la giornata lungo la via. Quindi anche sul tema del decoro non siamo sicuri che possa migliorare la situazione, anzi temiamo che si potranno vedere a lungo per tante ore della giornata gruppi di bidoni abbandonati che resteranno fino a che i singoli proprietari non rientreranno al lavoro e la sera li ritireranno. Questa mattina a Valgoglio, presso la chiesa di San Michele di Colarete, è stato presentato il libro La rovina del Goglio, ricerca dedicata alla sciagura del 1 novembre 1666, quando il torrente si portò via la contrada del Goglio, causando la morte di 67 persone e inferendo un duro colpo alla produzione di armi dell'Alta Valle Seriana. Non solo spade venivano prodotte negli opifici della zona, oltre alle armi da taglio, anche quelle da fuoco. Innanzitutto parliamo della rovina del Goglio, questo è proprio il termine storico che ci riporta nel 1666, data che per molti in questi decenni è corrisposta un po' alla fine della produzione di spade qui in Alta Valle Agroma, ma non è del tutto così. Non è così, infatti. Allora, il termine rovina è il termine storico utilizzato nella documentazione pressoché sempre, perché la rovina non è solo una frana, non è solo una piena o un'alluvione, ma è un elemento complesso costituito da delle piogge torrenziali, una tromba d'aria, una frana,
un'alluvione e la colata, diciamo, di tutto questo materiale sulla contrada del Goglio. E questo è già un punto che non era molto chiaro, ma che la documentazione oggi ci ha consentito di chiarire in modo molto preciso. In secondo luogo, appunto, questo delle spade. Si riteneva che col 1666 tutte le fabbriche fossero scomparse, ma non è così. E la documentazione anche qui è molto precisa. Sappiamo addirittura che le ultime vendite di spade risalgono al dicembre del 1763, quindi quasi un secolo dopo, e tutta una serie di documenti ci conferma che fra 1663 e 1664 la produzione a Gromo di spade, ma non solo spade, anche qui si parla di spade, ma sono genericamente armi, quindi alabarde, armi bianche, armi da taglio, ma anche armi da fuoco, perché sappiamo ad esempio proprio nel 600 venivano prodotti fucili e questo aveva creato tutta una serie di problemi con la Valtrompia e con gli armaioli ben noti. Quindi possiamo un po' anche ricordare questa produzione di tutte queste armi, in quanto lungo questa valle c'erano degli opifici, quindi si lavorava per la realizzazione di tutto ciò. Sì, c'erano un 20-30 opifici per la produzione di spade, di armi e di cose di questo tipo, quindi era un vero e proprio distretto industriale in questa zona. Era tutto appunto legato a queste attività che avevano un'origine secolare, addirittura alcuni ritrovamenti di monete romane fatti nell'Ottocento all'interno degli opifici hanno fatto pensare addirittura a una produzione risalente al primo secolo avanti Cristo, primo secolo dopo Cristo, quindi una tradizione antichissima. Comunque percorre tutto il Medioevo questa produzione e era proprio caratterizzante di Gromo e Valgoglio e poche zone limitrofe. E teniamo presente che ad esempio nel 400 in queste zone fra Gromo e Ardesio si producevano bombarde, cioè le armi più all'avanguardia all'epoca. Questo è un libro che verrà omaggiato ai cittadini di Valgoglio. Sicuramente sarà il regalo natalizio che l'amministrazione ha inteso fare, in quanto è parte integrante della storia e della memoria del nostro comune. Una vicenda che è stata rispolverata dopo 349 anni, una tragica vicenda che ha cambiato la vita economica e sociale degli allori cittadini di Valgoglio, compresi con quelli di Gromo, visto che erano un tutt'uno per tanti anni, sia economicamente che storicamente che culturalmente. Siamo oltremodo contenti di aver sviluppato e di aver trascinato in quest'opera anche gli amici di Gromo, l'amministrazione, perché meritava questa vicenda che venisse portata alla luce con documenti reali, una documentazione storica che rispecchiasse appieno la drammaticità di quei momenti, di quel primo novembre del 1666. E in questo libro c'è molto della storia anche di Gromo. Sì, c'è parecchio, c'è un evento molto importante che diciamo ha stravolto poi l'economia del nostro paese, un evento di cui se ne parlava ma si aveva poco da raccontare, invece con questa ricerca veramente così meticolosa, così professionale, abbiamo dei dati molto interessanti che le famiglie di Gromo potranno sicuramente approfondire con questo libro, ne faremo dono appunto a Natale, ogni famiglia potrà ritirare la copia in comune. E lì c'è tanta storia molto interessante. Io colgo l'occasione per ringraziare Medolago, il ricercatore, che veramente ho avuto il modo di toccare con mano proprio la sua meticolosità, la sua passione nella ricerca, e poi tutti i collaboratori. I collaboratori sono stati tanti. Ecco, in modo particolare per Gromo vorrei ricordare Fausto Santus e Narcisa Zamboni, che hanno dedicato veramente tanto tempo per questa ricerca. Oggi fuori dai negozi e supermercati aderenti è stato possibile prendere parte alla colletta alimentare. Nel pomeriggio siamo stati al centro di smistamento di Clusone. La colletta alimentare è ancora in corso, ma come sta andando qui a Clusone? Allora, la colletta sta andando molto bene, come l'anno scorso, grazie anche alla bella giornata. I nostri volontari non prendono troppo freddo, anche perché parliamo di più di 170 volontari sparsi su 40 negozi nella nostra zona, e vuol dire 40 negozi da Ponte Nossa fino al Passo della Presolana, da Valbondione fino a Cerrete. E qui a Clusone, presso il centro raccolta, già si stanno smistando tutti questi generi alimentari. Esatto, i generi alimentari vengono in questo centro a Clusone, vengono catalogati per negozio da dove arrivano, per supermercato da dove arrivano, la merce viene
divisa per tipologia, i pelati con i pelati, la pasta con la pasta. Come vedete vengono preparati questi bancali. Qui siamo già a quota 5 bancali, a Ponte Nostra siamo arrivati a 3, dovevamo arrivare a 9 bancali in tutto, e tutta questa merce è stata anche controllata la data di scadenza, scadrà nel 2017 e per questo finirà nei magazzini di Milano, che poi nel corso del 2016 ridistribuirà ai vari banchi alimentari sparsi nella zona. Qui ci sono tutti i volontari al lavoro? Sì, questi qui è già il turno dei volontari del pomeriggio, quelli del mattino sono già andati via. Come vedete ci sono diversi tavoli, ad ogni tavolo corrisponde un supermercato. La merce arriva, i volontari dividono e mettono negli scatoloni, dopodiché viene pesata, c'è anche una ragazza al computer dove tutto viene registrato. E per quanto riguarda i generi raccolti c'è qualcosa di particolare da segnalare? Sì, quest'anno hanno ascoltato bene gli appelli, pertanto è arrivato il giusto quantitativo di pasta, non troppa perché ne avevamo già parecchie in magazzino, e come potete vedere sono arrivati tutti gli altri generi alimentari. Quest'anno abbiamo chiesto anche i prodotti per l'igiene della casa e della persona e sono arrivati anche questo, e questo ci fa piacere perché tutti sentono e partecipano alla raccolta. Ci fermiamo per una breve interruzione, tra poco. Torniamo in onda con il telegiornale di Antenna 2. Aggiunge un posto a tavola il titolo della serata con la quale ieri a Piario è stata presentata la varietà di mais locale VA33 delle Fiorine. E quindi aggiunge un posto in tavola, voi sapete dire che il VA33 entra e dice: oi, spostes, ci sono io. Andrea Messa, questa sera presentiamo ufficialmente il VA33 delle Fiorine. Sigle a parte, che mais è? È un mais vitreo, semivitreo, che è stato coltivato nelle Fiorine fin verso gli anni 54-55, è stato catalogato nel 1954 e poi è stato via via abbandonato, come un po' tutta la maiscultura nelle nostre valli, fino a quando qualcuno, per esempio di Gandino o di Rovetta, ha reinserito la coltivazione del grano turco a scopo alimentare. E in questo lasso di tempo, diciamo per almeno 50 anni, quindi tra gli anni 60 e fino al 2000, 40 anni, non esisteva praticamente, almeno che sappia io, una coltivazione di mais a scopo alimentare locale. E qualcuno pionieristicamente è partito e ha avuto subito ragione. Basta vedere il successo del mais spinato di Gandino, a cui faccio i miei complimenti per il lavoro che stanno facendo, Rovetta, lo spinoso nero di Esine e tanti altri. A questo punto noi abbiamo scelto di fare un po' da padri tutori di questo Via 33, locale delle Fiorine. Viene proprio catalogato come locale delle Fiorine e quindi indubbiamente c'è dentro nel nome il luogo dove veniva, e noi vorremmo anche coltivarlo. Una varietà che è stata catalogata negli anni 50 e anche conservata poi in seguito dal CRAMAC di Bergamo. Assolutamente, il lavoro che sta facendo il CRAMAC di Bergamo è egregio. Basti pensare che questi signori hanno avuto la pazienza di tenere nella loro banca il germoplasma 2 chili di questo seme per tanti anni, fin quando noi l'anno scorso come associazione Grani dell'Asta del Serio ne abbiamo avuto 1 chilo da seminare per moltiplicazione di seme e per provo di coltivazione. Ora, questo è avvenuto, i primi contatti circa 1 anno fa, e la prima semina è venuta esattamente il 13 di maggio. E c'è stato il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole. Sì, naturalmente devo ringraziare il sindaco di Piario, Pietro Visini, il quale ci ha visto molto lungo e ci ha dato fiducia e ha creduto in noi, tant'è che ci ha dato un bel pezzo di terreno in località Candrietti, incomodato d'uso gratuito, su cui noi abbiamo naturalmente con tanto lavoro arato, seminato con i ragazzi sono andati in vacanza e noi siamo
siamo stati lì a curare tutto questo coltivo durante l'estate, un'estate peraltro asciutta che ci ha procurato non pochi problemi con una malattia che si chiama carbone del mais, che ci ha falcidiato circa il 15%, e poi il 21 di ottobre l'abbiamo raccolto ed è stato favoloso, una grande festa con i ragazzi. E quindi la mia soddisfazione c'è. Esiste un bisogno di tornare ad avere a disposizione un chilo di farina sana, autentica, autoctona, veramente prodotta sul territorio, senza l'uso di pesticidi, eccetera? Sì, e quindi il bisogno c'è. Gli amici dello spinato, mai spinato di Gardino, egregiamente ci rispondono con un nome. Ma siccome io preferisco al monocolore il multicolore, e siccome il multicolore è rappresentato da questo, c'è lo spinato di Gardino, c'è lo strato, c'è uno, c'è l'altro, c'è... poi ognuno si sceglie. Passeggiando in Ponte Nossa, non è la traccia del tema dei ragazzi delle scuole, ma il titolo dell'opera artistica collettiva che i componenti dell'Associazione Artistica Seriana hanno donato al Comune come ringraziamento per il supporto di questi anni. In Consiglio Comunale dei riconoscimenti. Sì, questa sera al primo punto dell'ordine del giorno, quindi nelle comunicazioni del Sindaco, vogliamo ringraziare l'Associazione Artistica Seriana che opera sul territorio di Ponte Nossa da parecchi anni, quindi da poco meno di una decina d'anni credo. Abbiamo dato a disposizione di questa associazione degli spazi anche direi ampi, nei quali possono esprimere o comunque operare per quanto gli compete, per quello che è il fine dell'associazione, che è quello di dipingere o comunque di arte legata alla pittura. A noi fa molto piacere il maestro Giuseppe Mazzoleni, che è il supervisore di questo gruppo di persone, che tra l'altro devo dire non sono solo di Ponte Nossa, ci sono alcune cittadine di Ponte Nossa, ma davvero è un'associazione a livello di Valle Seriana in quanto ci sono persone che provengono da vari paesi vicini e anche direi non proprio vicinissimi a Ponte Nossa. Per ringraziare o comunque per dimostrare la loro riconoscenza nei confronti del Comune di Ponte Nossa, hanno realizzato un'opera con degli scorci che riguardano le varie zone, o comunque le zone di interesse particolare del paese, e questa sera vogliamo presentare ufficialmente quest'opera e ringraziando ovviamente tutti i componenti dell'Associazione Artistica Seriana. Come avete realizzato quest'opera? Ci spieghi. Allora, il nostro maestro che ci segue ormai da diversi anni, appunto cercando di dare un ringraziamento all'amministrazione comunale, ha pensato di fare questo progetto che noi abbiamo condiviso, e con la sua supervisione abbiamo realizzato pezzetto per pezzetto. Ognuno di noi ha avuto un compito con le tecniche che ognuno di noi predilige. Ecco, se lei vede per esempio il coccodrillo, che è famosissimo qui in Ponte Nossa, è stato realizzato dalla signora Terenghi con degli scarti industriali che lei utilizza in questa nuova tecnica di pittura. Poi ci sono altre tecniche, gli impasti, tutto quello che il maestro nel corso di questi anni ci ha trasmesso. Abbiamo pensato appunto di scegliere delle immagini, prima fotografando, passeggiando per Nossa i punti più salienti, e dopodiché ognuno con la propria creatività ha realizzato quello che vedete, ma l'insieme mi sembra buono, insomma. Nome dell'opera? Nome dell'opera è Passeggiando in Ponte Nossa. Ora continuiamo con le previsioni del tempo a cura del meteorologo Matteo Cavalla. Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Fa davvero freddo sul nostro territorio, infatti correnti fredde orientali provenienti direttamente dai Balcani hanno portato un deciso calo delle temperature su gran parte del nostro territorio, ma per lo più è un freddo secco. Infatti la perturbazione che ci ha interessato negli giorni scorsi ha attraversato gran parte del nostro territorio, ma portando pochi fenomeni significativi, mentre sulle regioni adriatiche continuano le nevicate particolarmente intense. Ecco cosa accadrà nelle prossime ore: quest'aria fredda continuerà ad affluire almeno
fino alla giornata di domani, quando ancora farà freddo su gran parte del nostro territorio, con uno zero termico che si posizionerà intorno ai 1100-1400 metri di altitudine, quindi un'ottima giornata ancora per anche quei comprensori sciistici che hanno aperto gli impianti, perché farà ancora freddo e sarà possibile sparare neve e il manto nevoso sarà di buona qualità. Ecco, però nei prossimi giorni cosa accadrà? Queste correnti fredde orientali saranno sostituite da correnti più miti provenienti dalla Spagna. Infatti un anticiclone di matrice africana che poi si espanderà su gran parte del territorio europeo, soprattutto sul settore occidentale, porterà un aumento deciso delle temperature anche sul nord Italia, soprattutto in quota, quando lo zero termico nei prossimi giorni potrebbe schizzare fino a una quota di 3000 metri di altitudine. Quindi purtroppo la situazione anche di innevamento dei nostri comprensori subirà un deciso calo in termini di manto nevoso, proprio dovute a queste correnti più calde e miti occidentali. Ecco, andando con ordine, domani comunque sarà una buona giornata, con cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso su gran parte del nostro territorio, una sensazione di freddo abbastanza sensibile in montagna. Da lunedì le temperature aumentano, con massime a Clusone che arriveranno intorno ai 12-13 gradi, poi nella giornata di martedì avremo ancora di più questo afflusso mite occidentale, con cielo ancora in prevalenza sereno o poco nuvoloso, zero termico abbiamo detto in innalzamento a 3200 metri altitudine, e continueranno queste giornate di tempo mite e stabile almeno fino alla giornata di giovedì-venerdì, quando questo cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso si manterrà su gran parte del nostro territorio orobico. Massime che nella giornata di giovedì potrebbero raggiungere anche i 15-16 gradi nella città di Clusone, con punte di 16-17 gradi nella città di Bergamo. Venerdì ancora stabilità atmosferica su gran parte del nostro territorio, in attesa di un prossimo fine settimana, proprio quello del Ponte dell'Immacolata, che sarà in compagnia del bel tempo e di un clima decisamente mite. E per il meteo è tutto, a voi la linea. Ci fermiamo per una breve interruzione, tra poco. Terza ed ultima parte del nostro telegiornale, continuiamo con la programmazione televisiva sulla nostra emittente, sul canale 88, questa sera alle 20.10 trasmetteremo A casa dello chef alle 20.30, il rotocalco alle 20.50, oltre confine trasmissione con Giacomo Ferrari che questa settimana si è occupato di un'azienda agricola di Zanica e quindi dell'attività del mondo rurale. Alle 22.10 la rubrica di medicina Salus TV, alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale, alle 23.20 Mane Nobiscum e alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro notiziario. Il telegiornale di Antena 2 verrà riproposto anche alle ore 21.30 ma sul canale al numero 218 del digitale terrestre. Sul canale sportivo al numero 628 alle 20.30 trasmetteremo una partita del campionato provinciale Boccette, Leon Bar 1 Bar Piazzetta 3, mentre alle 23 una gara di corsa in montagna del Diaol Sprint. L'almanacco domani, domenica 29 novembre, il sole sorge alle 7.33 e tramonta alle 16.44. La durata del giorno è di 9 ore e 11 minuti. La luna sorge alle 20.29, tramonta alle 11.15 del giorno successivo. La fase lunare, la luna è calante ed è visibile al 72%. E con questo è tutto, noi vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.